spasmodica. Alle nostre spalle il Duomo di San Pietro, insieme a quello di San Giorgio che abbiamo visto poco fa, sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Là sopra la scalinata, una vista pazzesca sul Modica Antica, e adesso andremo a vedere. Sono le 3 del pomeriggio, cosa si può fare alle 3 del pomeriggio in Sicilia? Caffè, pizza? No. Caffè? No. Cosa? Un cannolo! Tre, uno, un cannolo! Cosa bella di Modica, amore? No, quale? È tutta pianeggiante. Sì, sì. E quindi puoi farla a piedi con poco sforzo. Io sinceramente ho un po' di fame. Dove mi porti? Allora, ma tu sai che c'è un pasticcere, l'unico pasticcere di Modica, che ha fatto di questa pavimentazione un dolce. E ci aspetta, quindi andiamo. Ciao a tutti, oggi siamo a Ragusa Ibla, come sempre scale e i polpacci alla Roberto Baggio. Perché io mi sono sempre chiesto come mai ci fosse Ragusa e Ragusa Ibla, non ho mai capito. Allora ieri ho fatto una scoperta sensazionale, ho fatto una cosa incredibile. Ho guardato su Google e ho scoperto che praticamente
cosa successe? L'antica città era Ibla, poi il terremoto del 1693 distrusse tutta la Sicilia sud-orientale e allora si doveva ricostruire la città. All'interno della popolazione c'erano due fazioni, c'erano i nobili che da un lato volevano ricostruire l'antica Ibla e così fecero in stile tardo barocco, mentre tutta la media borghesia, che ormai erano stanchi di questi nobili, ricostruirono invece la nuova città di Ragusa. Ecco perché troviamo Ragusa e Ragusa Ibla. Basta Google. Che cosa si può fare dopo una visita a Ragusa Ibla? Una pennica. No. Un caffè. No. Cosa? Perché si chiama Donna Fugata? In sostanza ci sono due leggende. La prima è legata alla storia di una donna, la regina Bianca di Navarra, che fu rinchiusa qui per tanto tempo dal conte di Cabrera, il temutissimo conte di Cabrera, ma riuscì a scappare da una delle 122 stanze del castello attraverso un tunnel sotterraneo e poi scappare per le campagne ragusane. La seconda leggenda è legata al nome del castello, è un nome arabo, come d'altronde le sue origini, che significa fonte di salute. Ed eccoci qua, siamo a Scicli, terza tappa del nostro mini viaggio all'interno del barocco ragusano. Dopo Modica e Ragusa Ibla, vediamo oggi Scicli. Forse delle tre è la più caratteristica, perché come potete vedere da questa inquadratura, il paese nasce incastonata tra diversi colli, è proprio all'interno di due valli. Adesso ne stiamo salendo sul colle San Matteo per vedere il panorama dall'alto. Lei da quanto tempo vive nelle grotte? Io allora 30 anni ho avuto un piccolo antiquario, un museo che ho fatto nelle grotte. Sì. Io ho vissuto sempre nelle grotte. 20 anni che dormo dentro le grotte. Quindi la mia vita è stata sempre. E adesso andiamo a vedere dove. Sì, tu le faccio vedere un po' tutto.
Poi, chi cerca trova, ricordatevelo. Saggia osservazione.